Detto e fatto, l'appassionato licatese Tony Rocchetta ha provveduto alla coltivazione di una varietà di grano autoctono, licatesa e chiattuliggia, una varietà scomparsa che la responsabile di Quintessenza Sapori Siciliani ha deciso di reintrodurre nel territorio licatese come custode di un grande patrimonio genetico e culturale. Il tutto fatto in maniera tradizionale, a mano, come si faceva una volta. Ascoltiamo lo stesso Tony Rocchetta. Buongiorno signori, mi trovo qui nel mio campo di antichi siciliani. La mia coltivazione è sostenibile, sostenibile a livello territoriale, a livello culturale, ma soprattutto anche ambientale e salutare, in quanto questi grani autoctoni, cioè grani locali, sono un vero patrimonio genetico di grande valore sia scientifico che culturale. Grani che sono stati selezionati dall'uomo in maniera naturale nei secoli, scegliendo la spiga più bella, migliore, quindi è avvenuto un miglioramento genetico naturale e un adattamento al territorio. Grani che non hanno bisogno di chimica di sintesi, quindi che non vanno a inquinare sia i terreni che poi il prodotto finito. Qui possiamo vedere la coltivazione di una varietà di grano antico siciliano, la Chiattoliggio licatesa, che era scomparsa appunto dal territorio e dopo una lunga ricerca durata circa 2 anni e grazie all'aiuto di un anziano contadino sono riuscito a ricavarne piccola quantità, circa 3 kg, che sto reintroducendo nel territorio come si faceva una volta, richiamando i saperi e le tradizioni dei nostri nonni. Da qui in poi andremo a documentare tutta la filiera facendo una formazione di cibo legato alla salute, cibo legato al territorio, arrivando fino alle vostre tavole con il nostro prodotto d'eccellenza, una pasta dai sapori e dai profumi unici.